Non lo ritengo, sinceramente, nel senso rimando ovviamente a persone che sono più competenti di me su questa materia, perché la materia è sanitaria e quindi io non ho gli elementi, l'ho detto dall'inizio, non ho la presunzione di infilarmi in questioni che non conosco adeguatamente. Se lei me lo chiede politicamente, politicamente mi dispiacerebbe se noi fossimo costretti a rinviare il referendum o se il tema sanitario fosse utilizzato per rinviare il referendum. Ritenendo, come ritengo e come ho detto prima, che il referendum per il taglio dei parlamentari non è uno strumento, diciamo così, che serve diciamo, ad accorciare la legislatura, come qualcuno riteneva, serve ad allungarla. Fin quando noi non celebreremo il referendum per il taglio dei parlamentari, ci si dirà che non si può votare per elezioni politiche. E quindi più avanti si va e più a lungo dura l'attuale governo. Che come lei sa, insomma, io non sostengo da nessun punto di vista, quindi spero che si possa celebrare il referendum il 29 di marzo.